Nei dati della prefettura né tantomeno quelli del Ministero dell'Interno convincono gli addetti ai lavori la sicurezza resta uno dei temi più caldi a Trapani e provincia tanto che i sindacati dopo il bailam di dati che si sono rincorsi in questi giorni sul numero adeguato di forze dell'ordine sulle statistiche di episodi di cronaca che sono nella norma e non in aumento hanno deciso di tornare a chiedere un confronto con il prefetto Leopoldo Falco quattro mesi fa l'ultimo incontro ora le organizzazioni di categoria di SILP, SIULP e WIL Polizia tornano a chiedere la Costituzione di un tavolo tecnico per la sicurezza in provincia a cui possano partecipare i rappresentanti di prefettura delle forze dell'ordine e dei sindacati. All'incontro avevano partecipato i rappresentanti confederali di Cigelle, Cisle Will, Filippo Cutrona, Daniela Di Girolamo ed Eugenio Tumbarello, unitamente ai rappresentanti di categoria della Polizia di Stato Silp Cigelle, Gaspare Alastra e Gianfranco Reina, Siul Antonio Cusumano e Will Polizia Antonino Scifo e Salvatore Balduccio. Trascorsi diversi Mesi della riunione con il prefetto affermano vorremmo sapere se sono state prese delle determinazioni da parte della prefettura in relazione alle proposte avanzate unitariamente. Non solo per la costituzione del tavolo di confronto, ma anche per la razionalizzazione delle esigue forze dell'ordine presenti sul territorio in modo da migliorarne l'impiego e per l'attivazione in provincia di una sala operativa unica tra le forze dell'ordine in modo che tutte le chiamate e segnalazioni confluiscano a un unico numero che le smisti secondo le esigenze. Effigenza. Attendiamo risposte fiduciosi di essere convocati nuovamente, concludono i sindacati dal prefetto Falco. Appare difficile che ci possano essere stati dei cambiamenti sul piano dell'impiego delle risorse umane delle forze dell'ordine. Sotto questo aspetto il Ministero proprio ha voluto precisare, rispondendo all'interrogazione del senatore trapanese Pamela Urru, che per quel che riguarda le unità delle forze dell'ordine in servizio in provincia la dotazione è in linea con le previsioni dell'organico. Ad essere state escluse al momento Ulteriore assegnazione di personale è considerata la prioritaria attenzione che si sta dando ai luoghi di culto coinvolti nel Giubileo della Misericordia. Eventuali assegnazioni agli apparati di sicurezza trapanesi potranno essere valutate, ha fatto sapere il sottosegretario del Ministero dell'Interno, Vito De Filippo, in occasione di future immissioni di personale, compatibilmente con le risorse disponibili e le necessità degli uffici di polizia a livello nazionale.